a tutti amici. Oggi una ricetta in forno, buonissima, veloce, con pollo, carciofi e patate. Puliamo i carciofi, togliendo le foglie più dure, fino ad arrivare a quelle più tenere. Con i guanti non riesco a lavorare tanto bene, ecco, comunque dove si vede la parte più chiara. Tagliamo la parte più dura e sbucciamo, finiamo il gambo. Lo taglio in quattro parti. E lo metto nell'acqua con il limone per non farlo annerire. Puliamo le patate, vediamo, queste sono un po' piccoline, quindi le faccio a coltello perché con il pelo patate non venivano tanto bene. Aromatizziamo le nostre cosce di pollo con sale aromatico alle erbe, paprika, un cucchiaino, un filo d'olio e lo massaggiamo. Ungiamo un pochino la teglia. Adagiamo il nostro pollo . Aggiungiamo i due spicchi di aglio in camicia . Metto tutte le patate da un lato e ora i nostri carciofi da quest'altra parte . Un filo d'olio sulle patate e sui carciofi. Saliamo un po' le patatine. E i carciofi. Ho preriscaldato il forno a 190 gradi e lo terremo per circa 30-40 minuti. Quasi a fine cottura le ho tirate fuori, le ho mescolate, le cosce di pollo con le patate e i carciofi e gli metto un po' di pan grattato, così verranno gratinate. Rimettiamole in forno per un altri 15 minuti circa, fino a farle dorare, insomma, che siano belle croccanti. Ci sono voluti allora circa un'ora per farle così croccanti e anche i carciofi sono venuti croccanti. E le patate.
bel sughettino sopra.